Ritengo doveroso che di fronte a una grande criticità e soprattutto nel momento in cui si crea un disagio ai cittadini, quantomeno una parte di essi, sia doveroso per un amministratore spiegare quello che è accaduto, a un'amministrazione spiegare quello che è accaduto. È un po' questa mattina quello che stiamo facendo, una sorta di operazione trasparenza. Ci tenevo che fosse l'amministratore delegato a spiegarci, a spiegare alla città quello che è accaduto, ma soprattutto quello che si sta facendo per riparare effettivamente a quello che non è un normale guasto, ma era una situazione particolarmente critica. Sì, buongiorno, come ha detto il sindaco, è un evento eccezionale e come tale è giusto anche cercare di spiegare, anche magari utilizzando termini semplici, alla cittadinanza quello che è successo ieri. Ieri si sono verificati due guasti, uno conseguenza dell'altro. A causa del maltempo all'interno di un quadro è andata in cortocircuito su tre fasi, scusate se purtroppo devo utilizzare dei termini tecnici, un guasto su tre fasi vuol dire un completo cortocircuito di una cella all'interno di un quadro. Questo quadro si trova più o meno all'altezza delle scuole, istituto tecnico commerciale, alberghiero e scientifico. Questo cortocircuito ha determinato l'esplosione di un giunto in un punto debole del giunto stesso su due fasi. Per spiegarmi in termini semplici, in un giunto ci sono tre fasi, quindi diciamo tre tubi, sono saltati due tubi. La complicazione ulteriore della giornata di ieri è stata la pioggia, perché fino a quando stava piovendo non potevamo ovviamente scavare. Come vedete, stiamo scavando a una profondità di circa 1 metro per andare a tirar fuori il cavo, e fino a quando pioveva ieri non è stato possibile scavare. Ora stanno lavorando, ripristineranno il giunto in un paio d'ore e nel frattempo stanno sostituendo la cella al quadro nei pressi dell'Istituto Tecnico Commerciale. Quindi fra qualche ora dovrebbe essere tutto risolto. Non possiamo che scusarci con la cittadinanza per i disagi che abbiamo arrecato. Non è nostra volontà recare disagio alla cittadinanza, né tantomeno è volontà degli operai lavorare tra sabato e domenica, e tra domenica e lunedì, che purtroppo fra sabato e domenica c'è stato un altro guasto. Gli operai stanno lavorando da 48 ore quasi ininterrottamente, quindi consentitemi di rivolgere un grazie a loro, di ribadire ancora le nostre scuse alla cittadinanza per quello che si è venuto a creare. Purtroppo, quando si verificano questi eventi imprevisti ed eccezionali, non si può far nulla se non intervenire tempestivamente come stiamo facendo.